Professore, l'acqua è bene comune, è proprio così? Ritengo che oggi non lo sia, nel senso che sempre più, sia singolarmente sia collettivamente, non si ha la percezione che quest'acqua, che è una risorsa così importante, così fondamentale per la vita, debba essere tutelata, valorizzata ai fini di una buona distribuzione e di una corretta distribuzione. E quindi diventa sempre più di pochi, diventa sempre più di chi può arricchirsi alle spese di un bene che è di tutti, è un bene che deve essere distribuito a tutti. In Italia quindi quali sono i problemi che impediscono questo concetto che lei esprimeva? C'è una difficoltà di gestione, nel senso che finora la gestione pubblica ha avuto delle grosse lacune. Il privato è riuscito, laddove ha cominciato ad operare, ad intervenire, però senza guardare quello che era il territorio e utilizzando l'acqua a livello di, faccio un paragone, di petrolio, una sorta di petrolio che poteva utilizzare, anche perché l'Italia ha molta acqua rispetto a tanti altri paesi, e quindi di non badare a quello che poteva essere anche lo sfruttamento di questa risorsa e lo sfruttamento delle tasche di ogni cittadino. Per cui la difficoltà credo è di non aver compreso in Italia che l'acqua è è una risorsa che dobbiamo garantire anche alle prossime generazioni. Lei ha detto che in caso di privatizzazione la bolletta aumenta, è vero? È vero perché il privato ha bisogno di garantirsi un ritorno in termini economici e quindi indipendentemente da quelle che sono i consumi deve andare oltre perché anche deve fare manutenzione della rete di distribuzione, a volte deve rifarla completamente perché c'è stato un vero e proprio abbandono e allora non deve rifarsi da qualche parte, deve rifarsi sui cittadini e deve rifarsi anche sulle banche perché non può toccare il proprio capitale e quindi si rivale su quello che è il cittadino, quello che è tra virgolette anche la funzione delle banche che forniscono il capitale per poter fare tutto questo. E quindi la bolletta sale rispetto anche a quei territori che una volta avendo la propria sorgente e avendo una propria, gestione, sia quella che diceva il professor Contini, una sorta di decentralizzazione, e poteva correggere eventuali mancanze di acqua, poteva correggere quelli che erano errori nella distribuzione, gli sprechi, i buchi che c'erano nella distribuzione. Invece adesso la mancanza di eventualmente di una sorgente in un comune viene fatta una sorta di media e quindi di fatto va anche chi è che non aveva la propria sorgente. Si trova a pagare anche quelle di chi non aveva e chi aveva una buona rete di distribuzione si trova a pagare di quella della distribuzione fatiscente. Grazie.